Angelina Bell, e rieccoci qua ancora una volta. Ma adesso che abbiamo il Ghost Scope, possiamo andare. Ah, bene. Tossina e non tassico, come certi dicono. La montagna version. Vogliamo subito in quella città fantasma, ok? Larimer Town. Ok. Ove si cela il forziere fantasma. Ok, andiamo alla ricerca di sto forziere fantasma, ammesso che ce ne sia uno. Ah no, giusto, c'è il tizio rapito. Va bene, come non detto. Ma allora alcuni mi chiedono: Eiti, ma come mai il titolo del video è Il forziere fantasma? Più velocizza. Mi sono impappinato. Intendevo dire, per dare un titolo che non sia sempre banale con il punto esclamativo del tipo oddio, il sergente Hartman, punto esclamativo, oddio Jesse, no, sta stalkerona qua, oh, cosa, let's see if I can kill yours, realmente vuole vedere se mi può uccidere Pagan, seriamente, sì, al 25? Questo episodio sarà una passeggiata nei combattimenti e siccome Raticate lo uccido per davvero, così rendo vera la riposta. Scusa, ma non avevo sfidato Jess prima? A livelli più alti? Bene, adesso Raticate è morto. Beh, non è molto meglio. Perché sì? Ma perché è meglio? Perché ha distrutto gli africani. Bene, commenti a parte. Questa lotta si sta rivelando davvero una passeggiata. Cioè, ma non poteva fare un blocco del tipo che l'area col Ghost Scope la metteva prima, in modo tale da bloccare l'accesso all'area? Ah, parlo io che neanche io l'ho fatto. Vabbè, lo farò a breve allora. Cubone. Nintendo Game Cubone, dai. Quello che ha venduto zero copie, almeno quindi in Europa. No, non ha venduto zero copie. Sì, lo so che la maggior parte della gente che sta vedendo questo video è Nintendo. Sì, lo so, mi dispiace anche a me che il Cube non sia stato un successo. Però all'epoca ero più un PlayStation Xbox fan, quindi scusatemi. Che se ne frega, tanto io analizzo giochi di qualsiasi piattaforma, qualsiasi mi capita la mano. Bene. E ora, avendolo distrutto neanche con la mossa più forte, come diceva un certo personaggio di Palle del Drago, ma non mi ricordo chi. Bene. L'abbiamo distrutto. E dopo quasi 3 minuti ininterrotti di commento, finalmente ci saranno un po' di tagli per voi. Ah, non puoi raggiungere la cima senza un Ghost Scope. La cima di che? Siamo in una foresta, mica siamo sull'albero di Avatar. Seriamente. Ah, repellente Max, dai. Offerto gentilmente da Fungo, tra l'altro. Un tipo affidabile. Oddio, un'altra di quelle possedute. Oh, sh**. Be gone, other spirits. Oh, ah, Channeler. Che Pokémon manda Gastly? Wow, che originalità! Vabbè, c'è solo Gastly in Gen 1. Aggiungerne qualcuna, no? Vabbè. Era il 2007, era difficile. Molto difficile aggiungere Pokémon. Il primo hack che lo ha fatto è stato Brown 2009. Ma come parla oggi? Vabbè, lasciamo perdere. Ah, le mie amiche sono state possedute anche loro! Ecco, questo è quello che succede a fumare troppi ciani. Cosa fai? Versi da orangotango? Non so. Chi manda? Ancora Gastly! Questo è l'episodio dei Gastly. Le palle nere con il gas. Quelle lì. È tutto Channer. Che sta facendo? Fumi cianoni nel bosco, ecco cosa fai. Pre il cianone di Capodanno. Altra camper. Beh, non è una cattiva idea andarsi a imboscare nei cimiteri per fumare i cianuri, anche se non è proprio bello. Sì, un altro Gastly, neanche Hunter Gastly. Ah, però qui salgono di livello, 35, meno male. Mettere a rivale dopo livelli più forti no, eh. Troppo difficile. Hanno cambiato mappa, hanno cambiato cose, però... Vabbè.
Ad ogni modo, è bello che poi accusano me di plagio per aver fatto anch'io il cimitero in un bosco. Bosco, che poi è una palude. Quindi tiles diversi, ma... E quando invece anche questa H ha il cimitero nel bosco, e anche Pokémon Molten, quindi cosa mi accusano di plagio a fare? Poi, cimitero nel bosco c'era anche in Zelda, cioè vuoi accusare anche Zelda GB di plagio? Vabbè, idea mi sarebbe venuta da lì, teoricamente, all'X Awakening, poi... Non so perché mi vengono a dire bla bla bla, ma si è tutta invidia. I tagli più belli ce li ho ancora io. Vabbè. Ancora Ghastly. Oddio, con queste frasi mi tocco gli zerbei. Oddio. HP up. Che a me non servono un cap. Io. Un cap però. Trocchi in cima della foresta. Oddio, altri camper. You shall join us, Ash. Devi unirti a noi. La casa 1. Che sia una quota. Può darsi, sapete? Potrebbe essere una quota della prima casa. Unisciti a noi, Ash. Devi unirti a noi. Nessuno di voi ha visto la casa? Bene, peccato. Se è il primo horror che vedete, beh, allora non mangiate prima di vederlo. Qual è il tuo horror preferito? Ancora ste qua. Dammi la tua anima. Ste satanate qua. Vabbè. Oh, finalmente un hunter, era ora. In questa generazione ha messo troppi Pokémon di tipo veleno, troppi, pure quelli tipo spettro sono di tipo veleno. E per di più spettro... No, aspettate. Ampedone? La zona della magia bianca. Ma qua non c'è magia bianca, oddio. Che no. Sì, l'ho gabbata, non m'ha visto, per fortuna. Bene, Pepita. Oddio, un'altra. Che poi mi chiedono tutti, le channeler, cosa tengono in mano? Praticamente sarebbe uno di quei rosari spirituali lì, giappo, tipo collane di perline, no? Avete presente? Però, per motivi a me sconosciuti, le hanno rimosse. Nella Oro Argento originali c'era la sprite di fatto che tenevano ancora la collana di perle, ma da lì in poi le hanno tolte, e allora al massimo sfere di cristallo. Il perché le hanno tolte non le sappiamo. Forse per la natura controversa dell'uso delle perline? No, non credo. Non credo. Anche perché non sarebbe fuori luogo in sto caso. Vabbè, lasciamo perdere. Siete troppo giovani. Che siano un po' pazzo, vabbè, questo è ovvio. Oh no, repellenti. Dai, di già. Vabbè. Comunque, da qui in poi hanno cominciato poi a censurare a pazzo. Dammi il tuo sangue. Ok, vai al poliambulatorio a farti dare una donazione. Io mica lo do a gratis, oh. È impazzita. Ora che mi ricordo, in uno dei cartoni Disney c'era un messaggio subliminale riguardo l'uso controverso delle perle, però... Già un bel messaggio che ha quel cartone. Sì, diventa ricco se vuoi. Oh, seriamente? Qui è dove si attiva l'evento del Ghost Marowak. È perso un fantasma. Meno male che il Ghost Cop. Eccolo qua. Marowak. Bello questo effetto flash del fantasma. Bene, e ora lo rispedisco da dove è sbucato fuori. Troppa enfasi, vabbè. No, sentite, non volevo. No, perché. Come sfratto? Perché mi volete sfrattare? No, seriamente. No, devo finire questo episodio, aspettate. Oh, accidenti, qua ci sono le guardie camperone. Mr. Bank? O Bank? Bank tipo la banca? Money in the bank, vabbè. Money in the Bank, che poi ero stato un Money in the Bank quando erano venuti a Milano nel... Ma che ne so, 4 anni fa, penso. E niente, divertente. Anche se si vedeva palesemente che fingevano un po'.
tipo come quando quello gli ha tirato la valigetta addosso palesemente apposta per però facendolo sembrare per sbaglio. Accidenti, Nidorino al 40, qua si alzano di livello. Vabbè, oh, allora ti monetizzo il culo finché non diventi un salvadanaio. Bene. E ora un po' di sword dance. Accidenti. Ok, adesso ho questi quattro gorilla bodyguard che mi vogliono sfrattare di qui perché ho fatto il commento troppo ad alta voce. No, devo finire questo episodio. Vabbè, dai. Non c'è modo di... E allora io ti ingaggerò in via stealth. Stealth. Potrei anche usare Walk Through Walls, ma sarei troppo marcio. Chi mi mandi? Nine Tarus. Tarus, quello di Dragon Ball. Ah, è sempre meglio che... Come si chiamava? Rapiradish. Sì, quello. Raditz. Raditzash, sì, la fusione tra Rapidash e Raditz, lì. Poi Raditz non era vecchio, vabbè. Col cappellone lì, sì, ci siamo intesi. Adesso mandano questa nuova serie, mi hanno detto, perché io ormai non seguo più la TV, non seguo più i cartoni, e meno male perché ormai è un'età. Già devo fare sti gameplay di sti giochi dei bimbi minchia, però siccome sono hacker, io ero, sono ancora adesso un hacker, è pur sempre interessante. Dicevo, adesso parte questa nuova serie. Secondo me, Tizio, Coso, Akiro, Coso, lì, Aso Akiro, Coso, non so come si chiama il creatore, avrà finito i soldi della pensione e allora sarà rimesso all'opera, secondo me. Teorie del complotto, vabbè, prendetelo per com'è. Peccato che Byte non è di tipo buio. E poi perché uno sbirro mi mette Hunter? Seriamente? Non ne ho idee, non lo so. Non lo so. Bello che Dig ha 100 di danno nella prima generazione, quindi li stendo subito. E quindi sono morcari loro. Dai. Un altro Hunter! Ma quanti ce ne aveva? Ha più Hunter che Glitch nel Super Mario 64! Non lo so! Vabbè, e questo è pure al 42. Ma col mio Prometheus l'ho distrutto. Ancora! Un altro Mach! Ma quanti ce ne sono? Questo è il paese dei Mach! E lo credo! Probabilmente perché scaricano tutto in giro e allora si generano questi mostri rifiuti, un po' come in area vesuviana, no, non lo sapete? Laghettino di qui, montagnetta di là, vai in area vesuviana giù là e incontri per strada montagnine di qui e laghetti di qua, ecco. Più i netturbini che non ci sono, è un casino umano. Dove ero rimasto? Ah sì, a Mr. Fuji che si chiama Mr. Bug. Sì, l'ho salvato. Perché dubitavate anche sul fatto che non l'avessi salvato? Secondo voi perché ho fatto sto let's play? Ehi, lo hai fatto per fare più visuale... No! È un progetto sulla storia dell'Haki. E siccome in Italia nessuno aveva mai fatto sta serie, l'ho fatta io. Mi sta bene? Bene. E adesso salviamo i prossimi episodi. La stagione 2 è quasi finita. Restate con noi al prossimo.